Volevo cominciare con un quadro poco conosciuto, anche per me abbastanza nuovo, di un pittore per me poco conosciuto, magari sono l'unico che non lo conosce, anzi mi fa si è ispirato al Simposio di Platone, la scena in cui entra Alcibiade, ubriaco fradicio, sorretto dalla suonatrice di flauto, con un'aria veramente... E dice, ve la faccio breve, salve amici, lo volete con voi avere uno già ubriaco fradicio? L'ubriachezza, una delle passioni che Spinoza definisce cupidità immoderata e amore di bene. Cupidità per Spinoza è il desiderio, diciamo l'appetito, che è cosciente di essere un appetito. Non è solo un appetito inconscio, è l'appetito che diventa cosciente. Quando l'appetito è cosciente, immoderatamente diventa un amore di bere, cioè una letizia accompagnata dall'idea del vino, diventa qualcosa di inebriante. E come diceva prima anche Vittorio, ricordando la poesia dedicata al vino, i poeti usavano il vino e nel Simposio si beveva per ispirarsi, per avere un contatto con quella parte dell'anima più libera, più vicina al mondo delle idee. E tant'è che Platone definiva le passioni in due modi. Ora, ridurre Platone a colui che annullava il corpo per fare dell'uomo solo una testa alata senza una testa d'angelo con le ali, come direbbe Schopenhauer, è troppo semplice. In realtà, se esaminiamo il mito della biga alata, qui c'è la wiga che è la ragione, che ha il compito di condurre l'anima, ma l'anima è fatta di due parti: la parte nera simboleggiata dall'anima concupiscibile, quella più vicina alle passioni corporee. E poi l'anima irascibile guidata da Eros, non come dicono gli alunni l'anima che si arrabbia, l'anima guidata dalla passione erotica, perché per Platone la passione erotica è una passione dell'anima, di una parte dell'anima perlomeno. E è intuitivo che la biga non può viaggiare con un solo cavallo, se tutti e due i cavalli tirano nella stessa direzione la biga va più veloce e va più sicura. Quindi dire che il cavallo nero debba essere abbandonato è troppo semplicistico. L'uomo può dominare le passioni più basse. Platone nella Repubblica fa un curioso esperimento mentale, come direbbero oggi i filosofi analitici. Dice, immaginate due persone, una giusta e una ingiusta, un uomo giusto e un uomo ingiusto, ciascuno che ha un anello di Gige. L'anello di Gige è un anello trovato da questo personaggio di cui Platone racconta la storia, che trova un anello che rende invisibili. E dice, se il giusto e l'ingiusto avessero l'anello che rende invisibili, che ne sarebbe della loro giustizia? E Platone dice, non si troverà nessuno così forte da rimanere fedele alla giustizia quando gli viene data la possibilità di avere un anello invisibile a tirarsi per il mercato e poter avere qualunque cosa, quel pezzettino d'oro di cui parlavamo prima, chiunque cederebbe. Quindi Platone dice, la prova che nessuno è giusto di sua volontà, la solo per costrizione. Cioè, sembra quasi che Platone dica, e si può anche capire vista l'esperienza che ha avuto Platone con Socrate che è stato ucciso, con lui stesso che è stato addirittura venduto come schiavo, nessun uomo è giusto. La giustizia è una violenza, una costrizione che facciamo alla nostra natura, perché nessuno può alla fine riuscire a dominare annullandole le passioni più basse. Allora, entriamo in un ambito che è abbastanza semplicistico, fin troppo. Ragione da una parte, passione dall'altra. Le ragioni sono il bene, le passioni sono il male. Del resto, l'azione è il fare, l'operare, quindi chiama in causa la consapevolezza, la coscienza, ciò che facciamo razionalmente, e ha a che fare con quella che è stata chiamata la mente, l'anima. D'altra parte abbiamo la passione, il patire, qualcosa che ha a che fare con il subire, e di conseguenza qualcosa che non facciamo consciamente, che riguarda l'inconsapevolezza, l'inconscio. E quindi qualcosa che riguarda il corpo, e arriviamo alla classica dicotomia anima-corpo, mente-corpo, come dicevo, quella interpretazione semplicistica anche della filosofia platonica e di tutta la tradizione successiva. Negli antichi però le passioni erano ambivalenti, come ho detto, cioè la passione poteva essere una passione gioiosa, positiva, che tirava verso il mondo ideale, oppure una passione negativa. Aristotele chiamava le passioni perturbazioni, non usava il termine strettamente che usiamo noi. Ci sarebbe un discorso da fare su passioni, affetti, emozioni, appetiti, affezioni, ve lo risparmio. Chiamava Aristotele le passioni le perturbazioni delle parti inferiori dell'anima, quella connessa al corpo, perché Aristotele sostanzialmente credeva che l'anima fosse un po' come Platone, divisa in più parti, lo parlava addirittura di un'anima passiva, e diceva in fondo anche gli animali hanno un'anima, solo che l'uomo ha un'anima anche intellettiva. E allora le perturbazioni della parte inferiore dell'anima, cioè quella più a stretto contatto col corpo,
sono quelle che chiamiamo passioni. E gli stoici che hanno indagato la questione delle passioni hanno detto che le passioni in fondo sono quattro, quelle più semplici. Il piacere e il dolore, che sono passioni legate al presente, a cose vissute nel tempo presente. E poi il desiderio e la paura, che invece hanno a che fare con il futuro, con l'aspettativa, con il desiderio. E Cicerone, riprendendo la terminologia stoica e un po' tutta questa tradizione, continua a parlare delle passioni come perturbazioni dell'animo. E qui bisogna andare a Sant'Agostino, che è poi quello che interpreta questa tradizione nel modo più classico. L'animo è perturbato dalla cupidizia, dalla letizia, dalla paura e dalla tristezza. E Agostino specifica che le perturbaziones non sono perturbaziones anime, ma perturbaziones animi, cioè non dell'anima, ma dell'animo, dove l'animo è lo spirito, ciò che distingue l'uomo, la parte razionale, potremmo dire, mentre l'anima è quella più generica, intesa come anima vitale, anima vivente. Qui entriamo allora nel fatto che la passione sia un modus dell'animo, cioè una perturbazione non di tutta l'anima, ma solo della parte razionale, nella misura in cui è influenzata dalla parte più vicina al corpo. Con la riflessione teologica entriamo in un ambito in cui la passione, che fino adesso era legata alle perturbazioni dell'anima, acquista un'accezione anche legata al dolore. Con la teologia identifichiamo la passione con la passione di Cristo. Qui addirittura nell'opera di Carracci della fine del Cinquecento troviamo Cristo morto con gli strumenti della passione, quasi come se fosse un tavolo nobitorio o qualcosa del genere. La corona, i chiodi, le tenaglie rappresentano la passione come dolore. Allora non è più soltanto una perturbazione dell'animo, ma la passione diventa anche una passione del corpo, la passione con cui il corpo vive la propria sofferenza. Volevo concludere, poi magari lasciamo un piccolo dibattito, visto che il tempo è pochissimo, abbiamo una mezz'oretta scarsa, se ho capito bene. Correggete? Sì. Più o meno. Sì. Quindi, scusate, vado un po' di corsa, ma volevo lasciare un po' di tempo al dibattito. Marina Abramovic, un'artista, una performer artist, nel 1975 fa una performance terribile a uno studio Morra a Napoli. Mi sarei presentata alla galleria, sarei rimasta lì, in pantaloni e t-shirt nero. Davanti a un tavolo con 72 oggetti, un martello, una sega, una piuma, una forchetta, un accetta, un paio di forbici, aghi, miele, un osso di agnello, un coltellino, una macchina Polaroid, varie altre cose, tra cui una pistola e un proiettile. E c'era un foglio, quindi lei immobile, questo tavolo con 72 oggetti e un foglio, con scritte le istruzioni: questi oggetti il pubblico li può usare a piacimento su di me. Io sono l'oggetto. Durante questo intervallo di tempo mi assumo ogni responsabilità, durata 6 ore, dalle 20 della sera alle 2 della notte. Una performance che poi lei racconta, e è interessante perché è un confronto tra questo rapporto anime-corpo, e io l'ho interpretato come risposta alla domanda: ma siamo davvero inclini alle passioni tristi? È possibile dominarle? Quell'esperimento che ha fatto Platone, se lo ripetessimo, se lo facessimo, che succederebbe? Ecco, Marina Abramovic secondo me ha fatto qualcosa del genere. È come se avesse dato un anello di invisibilità al pubblico. E lì ha detto, in genere, prima osservazione che mi ha colpito, le visitatrici, donne, siamo nel 75, quindi c'è anche un po' di morale, un po' di mancata ancora emancipazione, è comprensibile. Le visitatrici dicevano agli uomini che cosa farmi, piuttosto che farlo di persona. Seconda cosa, quando si fece notte fonda, dopo la mezzanotte, nella galleria cominciò ad avvertirsi una certa tensione sessuale. Qui ho lasciato i puntini, lei la mette in relazione anche al clima che si respirava in Italia, all'epoca di proibizione, la morale. Qualcuno mi fece un taglio sul collo con il coltello, succhiò il sangue, ancora le cicatrici. Un uomo di statura molto bassa mise il proiettile della pistola nella mise della mano destra, la puntò verso il mio collo e toccò il grilletto. Dal pubblico si levò un mormorio, qualcuno fermò il tizio, ci fu una baruffa. Alla fine della performance ero in uno stato pietoso, mezza nuda, sanguinante, con i capelli bagnati. A quel punto accadde una cosa strana. D'un tratto, quelli che erano ancora lì ebbero paura di me. Lei, appena finita la performance, si alza e con fare fiero, senza dare il minimo segno di sofferenza, comincia a camminare, a riprendere possesso di sé.
a uscire dal ruolo dell'oggetto e a tornare soggetto. Quando torna soggetto, quelli che fino al momento prima l'avevano martoriata scappano, non riescono a sostenere più lo sguardo di una persona che non è più un oggetto. Il giorno dopo decine di persone che avevano partecipato all'evento telefonavano in galleria, dicevano di essere terribilmente dispiaciute, non si erano rese conto di ciò che era successo mentre erano lì, non sapevano che cosa fosse successo a loro. Noi esseri umani abbiamo paura di cose molto semplici, la sofferenza, la morte. Allora la domanda, la prima domanda che vorrei sottoporre alla discussione è: ma è proprio vero che siamo inclini alle passioni tristi? Cioè siamo naturalmente così cattivi? Se avessimo l'anello dell'invisibilità, ruberemmo tutti al mercato? Faremmo tutti del male a Marina Abramovic? Qui qual è l'anello dell'invisibilità? È un ruolo, il ruolo che l'artista ha giocato facendo su di sé l'esperimento, perché in realtà se uno legge bene è lei la prima ad aver affrontato la paura, e avendo affrontato la paura ha dato al pubblico il potere di usarla quella paura. Quindi al di là di essere una mera performance del corpo, come si potrebbe essere pensati, come si potrebbe essere inclini a pensare subito, non è qualcosa che riguarda il corpo, ma la mente, che ti spinge fino a estremi che avresti, che non avresti mai potuto nemmeno immaginare. Conclusione: la passione tende per sua natura a eccedere, infatti si dice delirare quando si è in preda alla passione, cioè uscire dalla lira, dal solco, dal solco dell'aratro che definisce i confini, mentre la ragione tende a definire, a analizzare. È possibile separare dal gioco della vita la ragione e la passione? Io non ho scomodato Freud, perché ne parleremo dopo, non ho scomodato i filosofi moderni più di Spinoza, perché non la volevo fare tanto lunga, però la questione è chiaro, ragione e passione giocano un ruolo importantissimo, unito, ma è possibile distinguerle? Se quello che noi crediamo di fare razionalmente in realtà nascondesse, non voglio dire dei mostri, ma siamo proprio sicuri che riusciamo a dominare le passioni? Prima domanda. Seconda domanda: è proprio necessario dominarle? Oppure siamo dominati inevitabilmente perché siamo corporei? Io vorrei lasciare una decina di minuti al dibattito, se volete, perché avrei finito. Qualificati nel pubblico per parlare di queste cose, quindi qualche intervento, secondo me. Caffè filosofico è una discussione, quindi io non posso parlare solo di una discussione. Magari anche se non siete d'accordo con quello che ho detto, cosa. L'uomo è naturalmente incline alle passioni tristi. Spinoza definiva le passioni tristi come le passioni che ci spingono, o meglio, che si determinano da un passaggio, quando c'è un passaggio da uno stato di perfezione maggiore a uno stato di perfezione minore. Non hanno una caratteristica negativa, sono passioni che spingono verso il basso. E invece le passioni dominate dalla letizia sono quelle al contrario, quando si va da un grado di perfezione minore a un grado di perfezione maggiore. Queste passioni che Marina Abramovic ha sperimentato sono tristi, sono verità che non abbiamo il coraggio di dire. Che avremmo fatto noi se fossimo stati lì? Se avessimo l'anello dell'invisibilità, che faremmo? Ci vorrebbe Freud. Nessuno che mi aiuta? Prego, professor Lo Scalzo, vuole il microfono? Ma questa domanda è troppo difficile per me, tornerei a Platone. La cosa l'ho fatta a voi. No, tornerei a Platone perché, visto che siamo nel liceo classico, ho apprezzato molto il fatto che tu abbia collegato la passione a qualcosa di estremamente corporeo e anche alla riabilitazione di Platone e alla sua lettura dell'animo. Nella cultura greca, di cui Platone è un derivato, credo che non ci sia una distinzione tra l'animo e il corpo come sede delle passioni, perché per i greci le passioni nascevano da degli organi del corpo,
quindi c'era il fegato per il coraggio, c'era il cuore per esempio per i vari sentimenti, c'era il timosso. Quindi mi pare che questa distinzione che abbiamo fatto noi di anima e corpo in realtà non fosse molto presente nel mondo greco, no? E quindi per questo ti dicevo che ho apprezzato molto questo aspetto, perché poi le letture che sono state date di Platone tendono invece a questa separazione, a questo dualismo carne e spirito che invece nella cultura greca non esisteva. Quindi molto probabilmente anche noi poi per certi versi siamo legati a questa idea, soprattutto nelle metafore, perché noi quando parliamo d'amore parliamo di cuore, quando parliamo di coraggio diciamo avere fegato, siamo un po' figli di questa cultura, che non ha una distinzione così netta, che soprattutto non astrae le passioni come moto dell'animo, come passioni del corpo. Penso che loro ce l'avessero ben chiaro questo principio. Sì, mentre parlavi mi viene in mente Ippocrate, poi ancora fino a Ippocrate le emozioni erano legate al corpo, no? Se uno pensa alle persone sanguigne perché avevano un'abbondanza di sangue, io ecco forse in questo momento ho il sangue, quindi sono sanguigno, però se invece parlassi tutto così sarebbe flemmatico, perché avrebbe il flemma, oppure se diventassi malinconico sarebbe la melancolia, la vite nera. Quindi forse questo che diceva il professore dura anche fino a... Ippocrate ne ha la testimonianza, insomma, no? Almeno abbiamo continuato a pensare così finché non abbiamo scoperto la circolazione con Harvey, la medicina contemporanea. Però credo che questa idea che anima e corpo siano distinte, i greci non ce l'avessero. Infatti Nietzsche, per esempio, che era innamoratissimo del mondo greco, fa un errore, cioè imputa a Platone di aver staccato l'anima dal corpo, di aver creato un mondo al di là del mondo, però al tempo stesso si è accorto che i greci vivevano tutto molto più carnalmente rispetto ai moderni. Lo spirito dionisiaco, il ritorno al senso della terra, l'ascolto del corpo, la domanda io non ho un corpo, io sono un corpo, l'insegnamento di Schopenhauer, che noi non abbiamo un corpo che subisce passioni, noi siamo un corpo. Io ci rivedo anche Marina Abramovic qui, cioè l'idea che corpo e mente quando operano insieme, e Marina Abramovic, se uno poi continua a vedere le performance che ha fatto, ha raggiunto quasi uno stato estatico, mistico. Arriva a un punto in cui dice che per lei il dolore è una porta d'accesso a una dimensione di pace e di serenità dell'anima. È quasi una disciplina monastica la sua. Non voglio dire religiosa, perché non siamo probabilmente su quel livello, però catartica. E qui credo sia recupero anche di una dimensione di unità di corpo e anima. Poi sull'aspetto degli organi, magari noi non associamo ancora passioni all'organo, no? Anche se per esempio quando sono stati i primi trapianti di cuore non si volevano fare i trapianti di cuore perché si pensava che trapiantando il cuore si trapiantasse l'anima. Oggi abbiamo lo stesso problema con i trapianti di volto, difficilissimi a livello psicologico, perché si pensa che trapiantando il volto si trapianti l'identità di una persona. È inevitabile, noi siamo il nostro corpo, non è che ce l'abbiamo come pezzi di ricambio, quindi siamo le nostre passioni. Questo volevo dire con l'unità. Altri interventi? Grazie. Quanto tempo abbiamo, Filippo? Io non voglio ritardare la serata. Ancora 5 minuti. Se c'è qualche altro intervento. Nessun altro? Scusami, presto. Una domanda velocissima, Marco. Presto, che tra l'altro è espertissimo del simposio, quindi. Sì. Non voglio tornare su Platone, ma volevo volevo farti una domanda generale. Secondo te come possiamo discernere il limite oltre il quale non potremo spingerci nella espansione, nella estrinsecazione delle passioni? È possibile limitare, cioè, o comunque stabilire il confine oltre il quale le passioni diventano eccessive, come tu hai detto? Le passioni, appunto, come ciò che eccede. Dicevamo che la tradizione, anche in maniera che non ha interpretato correttamente forse il mondo greco, io qui non sono precista, quindi mi rimetto a chi ne sa più di me, però probabilmente è stata una sovrainterpretazione quella che vede l'anima e il corpo come due parti disgiunte, addirittura il corpo come sottomesso all'anima. Forse Platone in parte ce l'ha fatto capire, forse l'insegnamento orfico che ha scritto su Socrate, con l'idea che l'uomo ha una vita dell'anima,
che non necessariamente è la stessa del corpo. Il corpo sia una prigione, poi questo insegnamento passato nella prima fase della religione cristiana. Probabilmente c'è tutto questo, e questo ci ha lasciato l'idea che lasciare spazio alle passioni, cioè delirare, uscire dal solco, sia negativo. Però d'altra parte, se pensiamo al romanticismo, se pensiamo alla rivalutazione delle passioni fatta nel Novecento, allora qual è il limite? Io non lo so sinceramente, già perché quando si parla di limite si parla di razza. Cioè, se uno si chiede qual è il limite di una passione, ciò che limita è la ragione, perché la passione per definizione non limita, eccede. Quindi chiedersi il limite significa collocarsi dalla parte di quella che chiamiamo ragione. Ma la ragione è la ratio che parcellizza la realtà e che la limita, senza però quel terreno fertile che le passioni costituiscono, la ragione non avrebbe niente da limitare. Cioè, voglio dire, se la terra non fosse fertile, non sarebbe da arare. Quindi mettere un limite a qualcosa che non può essere fertile sarebbe inutile. I limiti funzionano quando generano, altrimenti non sono limiti, sono barriere. Quindi io credo che questa sia l'interpretazione. E quando Nietzsche, che è un filosofo che non ho menzionato ma sta un po' dietro a quello che ho detto, parla di un ritorno al senso della terra, usa proprio questa metafora, e dice per esempio che l'albero più vuole salire in alto più deve avere le radici per terra, non può essere un albero sradicato, credo si riferisse a questo, al fatto che non possiamo mettere limiti razionali, quindi in questo senso della ragione, la ragione moderna, non l'intelletto dei medievali, se non riconosciamo l'essere radicati in questa dimensione fertile che è la vita, che è la vita fatta di passioni. Altrimenti diventa una ragione che annulla la vita. Tema che ricorre in Nietzsche nella storia, che ricorre in Nietzsche nell'interpretazione dei greci, che ricorre nello Zarathustra. Quindi la risposta, cerco di sintetizzare, un limite ha senso solo se c'è qualcosa da limitare, altrimenti non è un limite, è una prigione. Cioè, un limite deve essere un modo per rendere produttivo ciò che è per natura fertile. Le passioni positive sono le passioni fertili, quelle che costruiscono, e vanno limitate per far sì che generi, altrimenti diventano passioni che distruggono. E credo che fosse questo il senso del ritorno alla congiunzione di ragione e passione nel gioco dell'esistenza. Non so se ho risposto, ma è l'unica risposta che mi viene in mente. Grazie, Marco. Grazie. Insomma, però l'anello dell'invisibilità non avete risposto. Che fareste con l'anello dell'invisibilità? Io non posso dirlo. Guarderebbe comunque le stelle. Va bene, grazie, lascio di nuovo la parola.